Arriva il Natale e l'Umbria, crocevia geografico e anche stradale, è pronta ad agevolare i flussi di traffico su tutte le sue arterie, limitando cantieri, deviazioni e rallentamenti. ANAS, ad esempio, sospenderà i lavori nei tratti a rischio di congestione, come nel caso della strada della Contessa, che sarà riaperta a breve, e della E45. Stiamo eseguendo un piano di riqualificazione e potenziamento della rete senza precedenti nella storia, perché è un piano da 1 miliardo di euro interamente finanziato, siamo oltre il 50%, quasi al 60%. Per quanto riguarda le strade principali a scorrimento veloce, a quattro corsie, in particolare per l'itinerario E45 e raccordo Perugia-Bettolle, siamo al circa 85% d'avanzamento del risanamento profondo della pavimentazione. Nell'orizzonte temporale del 2026 contiamo di aver concluso la maggior parte degli interventi previsti nel piano, che sono 385 interventi. Ridaremo, e lo stiamo facendo progressivamente, alla collettività delle infrastrutture delle 808 km di rete ANAS completamente nuove, con standard autostradali senza pedaggio.